Esercizio dell'acquedotto Ancipa interrotto da ieri sera al fine di consentire l'esecuzione di un intervento urgente di riparazione lungo la condotta. Per tale ragione, Acquenna comunica che potrebbero verificarsi disagi nell'erogazione idrica nei comuni di Agira, Aidone, Calascibetta, Gagliano, Enna, Piazzarmerina, Val Guarnera e Nissoria fino a domenica sera. Un viaggio all'interno del carcere, nel mondo della religiosità dei detenuti, dei loro desideri e delle loro speranze. Lunedì alle 17:30 all'Ennaion, la biblioteca degli autori ennesi, sarà presentato il libro dal titolo Anche i santi vivono in cella, la Moderna Edizioni, con le foto del regista e fotografo Paolo Andolina e i testi della giornalista Pierelisa Rizzo. Seconda edizione della giornata dello sport in programma lunedì presso la palestra EcoCore Wellness di Enna. Ospite d'eccezione l'ex calciatore della Juventus e della Nazionale Alessio Tacchinardi. L'evento è organizzato da Totò Bertino, Ivan Colaianni e dal presidente del fan club Juventus Enna, Michele Russo. Durante la giornata verrà effettuata una raccolta fondi in favore della piccola Nora Franzone. Accendiamo il Natale. Lunedì alle 16:30 l'Istituto Lincoln accenderà il grande albero, sito all'ingresso della scuola in via Mazza ad Enna Bassa. In programma durante l'inaugurazione musica e cori natalizi. La raccolta differenziata nella città di Enna non prevede per stasera alcun conferimento. La raccolta riprenderà domani sera con il conferimento dell'umido e del metallo. Le utenze domestiche sono invitate domenica a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista lunedì mattina la raccolta dell'umido e del metallo, lunedì pomeriggio la raccolta di vetro e cartone. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.